Stiamo andando a Montedonato a cercare tracce della leggenda del mostro di Montedonato, no? Sì, esatto. Che dice che si aggira qui in queste zone. Sì. E c'è tutta una storia anche di un macellaio, sì, di Salofilo. Sì, legata al macellaio, all'assassino, all'assassino della di moglie che aveva fatto le quindi dice salami. Che c'è una casa dove poi di notte compare un mostro che forse è proprio il fantasma, sì, del macellaio. Sì, un parente. Un parente forse, sì. Potrebbe allora stiamo andando a vedere adesso. C'è in questa casa diroccata dove dice che abitava proprio lui. Questa è la famosa casa diroccata in cui si racconta che c'è il mostro di Montedonato. Sì, che dovrebbe essere le origini di quel Masler, quello di quel macellaio, che ha ammazzato la moglie, ha fatto le salsicce, ha fatto la sopra. Ah, lassù, proprio sì, nella perché scala. C'era una, vedi che c'è lassù il solaio, là? Lui l'ha fatta là la moglie, là. Sì, perché esatto. Una parte l'ha cucinata, esatto. Una parte... Però si dice che qui di notte compaia un mostro che sì. Terrorizza un po' la zona, ma esatto. È una leggenda, nessuno sa. È una leggenda, è una poi è una leggenda. Magari c'è proprio lì un'entrata, vedo. Sì. Andiamo a vedere, magari è proprio dove abita il mostro. Guardiamo se ci sono delle tracce. Sì. Ecco, guardiamo, andiamo dentro. Ecco. Certo. Ah, ma c'è proprio una situazione dove probabilmente può stare anche qualcuno, sì, qui. Si ferma qua, perché sì. Sai i mostri fumano anche con le sigarette. Ah, i mostri fumano sì, le sigarette. Però sì, sì. Si siede lì. Sì, ma non c'è però, si vede che è una leggenda, ma forse non è vero. Al momento non c'è, però qui casca giù dalla grande roba. Ma forse non è vero. Potrebbe non essere vero. Va bene, però... torniamo fuori. Peccato. Torniamo fuori. Però ecco, qui si racconta che la notte... Insomma, ci sono certe presenze strane. Ci sono anche degli ululì. Degli ululì, sì, degli ululì, ma infatti si sentono. Ma è un mostro che pare che viva qui e che sia il fantasma proprio. Sì, del macellaio. Per me o è un parito o è il fantasma, o il macellaio. Esatto, esatto. Qualche ferro sul noi comunque ci allontaniamo perché abbiamo visto il posto. Sì. E adesso noi però non possiamo testimoniare non niente. Non c'è testimonianza su non c'è testimonianza, niente. È un buco nell'acqua. Esatto, sì. Abbiamo fatto la solita roba che sì, non vuol dire sì, niente. Non funziona, sì, sì. Non funziona anche perché niente. Il mostro non esiste. Ma che mostro? Non esiste. Ma c'è, non mai essere un mostro. Esatto. Forse un buco nell'acqua. Che è dura la vita dei mostri, ragazzi.